scopri il segreto della tomba, ma questa è un'altra storia. Ed è proprio la storia di cui parliamo oggi. Ciao ragazzi e ben ritrovati. Partiamo con questa quinta puntata sulle armi uniche di Skyrim. Come abbiamo appena visto, una volta ottenuta la furia, si attiva automaticamente un'altra quest che ci chiede di scoprire il segreto della tomba, la tomba dell'Aquila Rossa. Vediamo dunque dov'è questa tomba. A metà strada tra dove ci troviamo ora e l'altura di Bliquind, tumulo del ribelle. È qui che dobbiamo andare. Siccome me ancora il luogo, il tumulo, non l'avete scoperto, ci si può arrivare facilmente anche da dove ci troviamo ora. Prendiamo dal suo corpo la chiave della torre che apre questa porta. E facciamo il percorso insieme. Attiviamo il pontile. Una volta qui, per far veloce, ovviamente per arrivare al tumulo, andiamo sotto anziché salire. Sbarriamo la porta e dritti verso il tumulo. Come vedete, ci abbiamo messo veramente poco tempo. Possiamo entrare. Dopo pochi metri arriveremo a questa piccola grotta con un misterioso alloggio per arma. E qui dovremo posizionare la furia, che attiverà questo passaggio segreto. Passaggio che ci condurrà alla tomba del ribelle, alla tomba di Faolan l'Aquila Rossa, o perlomeno ciò che è diventato. Lui conviene lasciar perdere gli scheletri, visto che moriranno di conseguenza una volta abbattuta l'acqua. Una volta abbattuto l'aquilone qui, prendiamo ciò che vogliamo prendere dal suo corpo. Per ora lascio qua. Raccattiamo il tutto e torniamo da dove siamo arrivati. E qua non c'è la furia, ma ci sarà sventura dell'Aquila Rossa. E chiuderà il passaggio segreto. Così facendo abbiamo ottenuto la sventura, è brutto da dirsi, ma è così, e perso la furia. Ecco perché nel video precedente dicevo che l'arma sarebbe potuta rimanere nel nostro inventario per pochissimo tempo. Sventura dell'Aquila Rossa, altra spada in acciaio, stavolta con una sostanziale differenza. Qui abbiamo 18 punti danno, quindi 5 in più rispetto
a una qualsiasi altra spada d'acciaio standard e rispetto anche a Furia, che avevano ed hanno entrambe 13. Incendi non morti di livello 13 o inferiore e li metti in fuga per 30 secondi. Questo è l'incantamento dell'arma. Devo dire che c'è abbastanza confusione per ciò che riguarda il livello e il livellamento dei nemici. Livellamento che ad esempio è cambiato rispetto ad Oblivion. Ma non vorrei parlarvene in questa occasione. Magari se vi va ve ne parlo un'altra volta a grandi linee di come funziona il livellamento. Per non fare più confusione rispetto a quella che già c'è. Per ciò che riguarda l'arma in questione, andiamo sul collaudatissimo e semplicissimo. Basta dare una spadata, se il nemico scappa, vuol dire che sotto quel livello, se gli rimane, vuol dire che sopra il livello 13. Come diceva Marco Aurelio, non confonderti troppo, cerca la semplicità. Da qui, quello che sai fare. Ecco la prova. Se ne va, e quindi ovviamente è un nemico inferiore al livello 13. Proviamo con qualche inquieto più avanti. No. Uno intervenga. Eccolo. Ho in pugno. Anche lui parte. Adoro. Al contrario, come avete visto, se il nemico è di livello maggiore, si arriverà la notifica in alto a sinistra. Solo un grazie. Cosa ne dici? Devo dire ragazzi che se non ero particolarmente entusiasta di Furia, discorso inverso invece per sventura. Mi piace come. È anche vero che è indicata ovviamente per un certo tipo di nemici, avendo appunto quell'incantamento. Per un nemico come questo, insomma, non è il nemico indicato. Credi che abbia paura di te? Bruciare. Non è... Niente. Basta, mi arrendo. Mi arrendo. Anche perché tra l'altro poi ragazzi, con un solo nemico ho già praticamente finito tutta la sua carica. E quindi sarebbe appunto meglio usarla per i nemici indicati, per i non morti. E a proposito di Furia, guardate un po' cosa mi è successo rileggendo il libro. Anzi, aprendolo. Io mi sono accorto perché volevo rileggerlo, però, come dicevamo nell'altra puntata, basta aprirlo. Insomma, si riattiva la quest. Andiamo un po' a vedere sul corpo del rinnegato scelto. Che io ci sono già stato, eh. Ritorniamoci insieme. Eccola qua ragazzi, ricompare la Furia dell'Aquila Rossa. Si tratta logicamente di un bug fuori discussione, ma in questo caso un bug che ci fa gioco. Solitamente si dice spero che non ti capiti, invece in questo caso vi dico spero che capiti anche a voi. Completata. Attenzione però, avendo riattivato la quest, l'arma sarà considerata oggetto di missione, quindi non potremo toglierla dall'inventario neanche volendo. Come vedete, non puoi rimuovere oggetti di missione dall'inventario. Per far sì che ciò avvenga, basterà semplicemente ritornare all'alloggio, dove mi trovo ora, inserire Furia dell'Aquila. La quest sarà completata. Riprendiamo l'arma. E ora possiamo farcene ciò che vogliamo.
magari anche lasciarla a terra. Ok? A dirla tutta, avrei dovuto parlarne nella puntata precedente, ma primo, il video era già montato. Secondo, soprattutto, me ne sono appena accorto, quindi anche volendo non avrei potuto. Comunque, considerando che le armi sono collegate, va bene così. Direi che per questa puntata possiamo concludere qui. Vi do appuntamento alla prossima e a tantissimi altri video su Skyrim. Di idee in mente ne ho parecchie, spero poi di riuscirne a sviluppare il più possibile. Un conto, logicamente, è farsele venire in mente, e un conto, poi, è metterle in pratica. Una bella differenza, se non altro per il tempo richiesto. Va bene, vi saluto. Bye bye.